E adesso passiamo alla categoria quiz. Le nomination. Telemike, canale 5. Il pranzo è servito, canale 5. Urca, Italia 1. Consegna il premio. Non c'è. Non c'è nessuno. Lo consegno io. Tu, certo. Consegna Corrado. Dov'è la busta? La busta. Aspetta. Vabbè, ma guarda. Vince. Vedi. Guarda, io neanche la voglio aprire. Però per dovere bisogna che l'apra questa busta. Dunque, lo so che milioni di persone si staranno chiedendo in questo momento chi sarà, e io ho il piacere di annunciare, ma veramente con piacere perché si tratta di un carissimo collega, vince Telemike, ritira il premio. Mike, buongiorno. Chiedo scusa. Perché? Troppe volte sono venuto qua per ritirare questo premio. No, vabbè, ci sono gli anni che lo prendevi da solo. Cioè, no, lo prendevi da solo, nel senso che cioè, lo consegnavi a te stesso, in pratica, perché presentavi transizione. Invece quest'anno ho il piacere di potertelo far consegnare da una di queste gentili signorine. Grazie. Tra l'altro voglio ringraziare Sorrisi e Canzoni che mi ha fatto vincere un altro telegatto, ma soprattutto per una ragione, mi ha fatto ringiovanire di 10 anni, e tu sai che per noi è molto importante, perché hanno scritto che io ho vinto 7 telegatti, invece io ne ho vinti 17. Che hai porta voglia, male, però dico. Sì, speriamo che non sia l'ultimo. Sì, vabbè. No, io ti vorrei chiedere una cosa, scusa. Certo, è difficile spiegare agli ospiti stranieri quello che sta accadendo fra me e Buongiorno. Connection. Allora, io vorrei chiederti, tu adesso hai una concorrente che è arrivata alla bellezza di 757 milioni, se non mi sbaglio, no? Ed è una concorrente sulla letteratura erotica, vero? Ecco. Secondo te, se questa concorrente avesse presentato come materia letteratura finnica, avrebbe avuto lo stesso successo, tu pensi? Ma io penso forse sì, perché era un personaggio straordinario, una donna molto bella, molto in gamba, molto intelligente. Anzi, mi avevano detto che sarebbe stata qui questa sera. Anzi, questa sera io avrei voluto vedere anche colui che ha stabilito il nuovo record mondiale in fatto di somme vinte in un quiz in tutto il mondo, perché abbiamo un altro genovese che ha vinto, come sai, 970 milioni, cioè 950 mila dollari. Negli Stati Uniti, dove fanno quiz da tanti anni, si sognano un premio di questo genere. Ma non avrei voluto vederli tutti e due qua, ma non li vedo. Ma sa, forse staranno trattando di questioni erotiche, non lo so, eccetera. Nel senso, cioè, che uno informa l'altro di quello che... L'altro invece era su che cosa? L'altro era sulla storia del Genova, calcio. La storia del Genova, eccetera. Comunque mi sembra un argomento molto interessante. Beh sì, un argomento un po' imbarazzante, oserei dire anche. Comunque l'abbiamo fatto perché era un bel personaggio. Beh, poi io dico, ricordarsi certe cose fa sempre... No, soprattutto per noi che abbiamo raggiunto una certa età, vero? Beh, comunque senti, ti voglio dire che io ne ho vinti 17. Sì. E spero di vincerne ancora qualcuno prima di chiudere, perché tu sai che io ho cominciato nel 1945. Tu quando hai cominciato? Nel 44. Non è vero, ma ero sicuro. Se avessi detto 1944, lui avrebbe detto 1943. No, ero troppo piccolo. Ah sì? E io presentavo quei calzoni corti. Non lo so, io ho accompagnato dai genitori. Ah sì? E aveva portato la baglia nella carrozzella. E tu che mi dici? Lo dovresti fare ancora, però. Sì. Vorrei. Beh, potremmo andare avanti così, ma ci stimiamo molto. Ciao. Grazie. Mike. Ciao. Bacio. Però voglio darne uno anche alla Raffaella. Ciao, grazie. E tanti auguri e complimenti. Ciao. A tutti e due. Grazie, grazie.